Salve, buongiorno a tutti, qui da New York, Silvia Tamburiello per Italiani all'estero TV. Oggi vi porta in Sicilia, vi porta a casa di Turi Giuffrida, che è un autore noto, attore noto e conosciuto e amato dal pubblico italiano, ma anche dal pubblico internazionale per le sue esperienze internazionali, anche perché è riconosciuto da tanti italiani all'estero. E con l'occasione ringrazio Italiani all'estero TV che ci ospita e con la quale oggi faremo un viaggio che parte dalla Sicilia di Turi, ma poi girerà un po' varie parti del mondo. E quindi inizio col salutare il nostro ospite. Ciao Turi e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Silvia, grazie soprattutto a te. Io vorrei salutare a te con un buon pomeriggio, a Mauro Torta con buonasera, visto che l'ora con quella italiana è la stessa, e se mi consentite io vorrei salutare alla maniera antica ai miei amici siciliani all'estero, se benedica a tutti, un grazie ai italiani all'estero TV e a voi. Grazie, benissimo. Io penso che ecco questo viaggio che stiamo per fare insieme con te sarà gradito a tutti gli italiani all'estero, a tutti i siciliani all'estero e penso che magari sarà una bella esperienza, una bella emozione anche per te. Dunque, incominciamo a parlare della Sicilia, incominciamo a parlare proprio dei tuoi inizi, perché la tua carriera inizia proprio dalla tua città e da quando eri proprio piccolo. Dovresti provarlo a fare. va bene, allora proveremo anche questo. Tornando un attimo, volevo poi farti raccontare ai nostri telespettatori la tua carriera cinematografica, partendo proprio da un film che poi è stato molto amato, penso, da tanto pubblico, che è Nuovo Cinema Paradiso. Perché Turi è molto legato a questo film, c'è una storia nella storia, vorrei dire. Ce la vuoi raccontare? Sì. Ma la storia è quando mi chiamarono, perché c'è un'agenzia anche a Catania che si occupa di reclutare gli attori, no? Mi chiamarono, l'appuntamento era in un noto albergo di Catania, e che l'aiuto regista mi fece una domanda: ai figli? Allora dissi sì, un maschio e una femmina. Il maschio ti somiglia, ha detto, porca vacca, scusa la parola, ma ci sta. Ha detto, ho un figlio che è quasi la mia fotocopia, portalo domani mattina. Ha detto, forse ho trovato i due protagonisti. Il domani mattina non fece andare a Nino a scuola e lo portai sempre in questo albergo qua. Diciamo, andiamo al teatro Angelo Musco, dove c'era Peppuccio Tornatore. Ci vide, ho trovato i protagonisti. Nino doveva fare Salvatore di 18 anni e io quello che racconto alla fine, la storia. Poi invece subentrò un produttore francese che portò i soldi e dettò un po' di legge e cambiò un po'. Andai con Nino a Cefalù, a me cambiò il ruolo e Nino, siccome non c'erano ruoli per ragazzi, uscì fuori. Io avrei preferito che avessero preso lui. Purtroppo è andata così. Io amo Nuovo Cinema Paradiso, perché Nuovo Cinema Paradiso, avendo vinto l'Oscar, io mi sento, modestamente, un premio Oscar, perché lo vinse il film. E poi il mio nome resta nella storia del cinema mondiale. E ne parlo con orgoglio. E siamo tutti orgogliosi con te, perché tante emozioni sono legate a quel film, con tutti i personaggi, quindi anche con il tuo, che lo vogliamo ricordare, era... Il dottor Mentola, cioè il papà della protagonista, quello che non li fa sposare, e poi si svolge. Ecco. Una settimana e mezza fa lo hanno ritrasmesso su una televisione Rai nazionale,
tutto per intero, perché adesso è tagliato, è tutto sminuzzato, manca un episodio completo. Che l'avessi saputo l'avrei registrato tutto. Ma io so che spesso viene visto, quindi avremo modo di rivederlo e rivederti, quindi. Sì. Quindi questo forse è uno dei primi importanti episodi, il più importante, e poi dopo da qui continuiamo, ti chiedo di raccontarci da lì come è proseguita la tua carriera cinematografica, se ci vuoi raccontare i successivi film, quelli che immediatamente dopo Un Nuovo Cinema in Paradiso ti hanno visto protagonista. A parlare di quelli che hanno avuto meno successo, preferisco non parlarne. Poi arrivò il momento di Caravaggio. Caravaggio, conosciuto in tutto il mondo come pittore, Angelo Longoni decise di fare un film con il direttore di fotografia Vittorio Storaro, cioè uno dei più grandi direttori di fotografia del mondo, ha vinto 2 Oscar, quindi figurati un po'. Anche a questo fatto un successo. E un cast d'eccezione, oltre a te, vuoi nominare chi ti raffianco? Erano Sofia Ricci, Alessio Boni ed altri che non riesci a ricordare. Ci vuoi parlare della storia del film? Ma guarda, la storia è molto semplice, c'è la vita, si racconta la vita di Caravaggio, quindi sono quadri in varie città dove lui sbarcava, scappava, litigava, faceva sesso, quindi non era fermo in un posto, quindi bisogna seguirlo. Poi basta vedere i capolavori che lui ha dipinto, che raccontano un po' tutto. Una vita un po' sregolare, perché è morto giovane, quindi nonno, se fosse morto, avesse vissuto ancora per parecchi anni, chissà cosa avrebbe fatto. Il tuo ruolo qual era? Il mio ruolo era il comandante Palo, cioè quello che lo libera dalla fortezza dove era rinchiuso per sbaglio, e lo libera, lo mette sulla barca e lui poi va verso Porto Ercole, dove arriva morto, quindi alla fine del film. Quindi, e questo è uno dei primi film in costume del Cinquecento, quindi con spade. Bellissimo. Bellissimo, infatti immagini stupende. Facciamo un altro balzo fuori d'Italia, fuori d'Europa, perché Turi ha tanto da raccontare anche le sue esperienze all'estero, ma anche ben distante. Vogliamo incominciare dall'Australia? Sì. Ecco, raccontaci l'Australia e tutte le cose che ti sei portato con te e che hai portato. Nel 2001 mi invitano ad andare in Australia, dove mi portano... Mi hanno detto, sai, facciamo delle conferenze, porta alcuni libri di poesie, di letterali, che ci sono le associazioni, c'è l'Italian Club, Sicilian Club, Veneto Club, cioè, insomma tutte le varie regioni hanno i club dove vengono frequentati i siciliani, Sicilian Club da tutti i siciliani. Italian Club invece ci vanno tutti, dove c'è anche una vasta rappresentanza di sportivi, di ragazzi che fanno calcio, podismo, scherma, dove avviano i ragazzi a fare anche dello sport e della cultura, dove abitualmente fanno i matrimoni. Mi invitarono ad un matrimonio e mi sentivo un pulcino fuori dall'acqua, perché erano tutti attorno a me, perché venivo dall'Italia, no? Sicilia. È in ospite d'onore. Sì. E sai, ti toccano, è come se toccassero un pezzo della terra. Arriva qualcuno che le ricorda, non so, la giovinezza, l'infanzia, tante belle cose. L'italiano dà un difetto, secondo me, pensa troppo alla terra natia. Dovrebbe un po', perché la terra natia purtroppo anche oggi non ti dà niente. Quindi ambientati dove ti dà da vivere.
mi portarono in televisione e feci alcune trasmissioni come ospite. Poi mi portarono In radio, forse c'è un episodio che ti voglio. Che so che è bellissimo. Bellissimo, mi portarono in una radio. Allora, questo conduttore è un napoletano, mi auguro che vive ancora, dal 2000, mi auguro che viva ancora. Mi disse: tu li mettiamo un paio di telefonate in diretta. Ho detto: metti la trasmissione, metti. La prima telefonata, ancora parlavamo non in diretta, mi dà da parlare e ancora non ha detto chi sono. Poi, tu richiudi. Arriva alla prima telefonata, una signora mi fa: ciao, Turi Giuffrida, mi conosci? Detto: chi caspita sei? Non ho detto questa frase. Detto: chi caspita sei? Se fosse mai vista in televisione. Detto: no. E allora, scusa, come fai a conoscermi? Io ti seguivo nel 1973 a Radio Sud. E ti ricordi ancora di me? Mi ha detto sì. Prima ancora che Silvio dicesse il nome, mio marito disse: questo è Turi Giuffrida. Poi telefonò una persona anziana piangendo e mi disse: Turi, ma sei proprio di Catania? Ho detto sì, non si sente? Vuoi che parlo a catanese? E disse sì, si para. Dice: ci vai a Paternò? Ho detto: ogni tanto ci passo. Sì, me lo saluta a Paternò, piangendo. Vabbè, appena passo, tu Paternò, te lo saluto. Detto, da quanti anni avrà lasciato Paternò quel signore? Ma non lo so, ha detto: oh, non mettere più telefonate, perché qua finisce che la gente si mette a piangere. E sai, ma la gente piange veramente, ti abbraccia, ti stringe, ti invita a pranzo, a cena, si spoglia per darti qualcosa, per farsi ricordare. Ed è bello, bello e triste nello stesso momento. E questa è stata quindi una breve ma intensa parentesi in Australia. E poi c'è un'altra bella. È ricca anche di tanti italiani all'estero, quindi tantissimi. Posso davvero pensare, insomma, ecco, che tanti ti abbiano visto come un pezzo d'Italia che vieni a trovare, insomma. Io ci sono stato ad ottobre del 2001 e lì guardo nell'associazione Sicilian Club, ho detto: magari sono Jersey. Mi ha detto: sì, a ottobre Jersey là. Sono salito sull'albero, sono salito bianco, sono sceso rosso. I Jersey neri ti macchiano, no? Non è. Ci deve andare vestito in una certa maniera, perché ti macchia e non tanto facilmente si tolgono le macchie. E lì ho mangiato le fragole del tuo ottobre, l'arancia, il melone, un sacco di frutta che qui va a stagione, no? Certo. E vogliamo passare a un altro paese pure così, un po' vicino. Distante dall'Italia, diciamo. Vicino, ma sì, che si dice che in genere è vicino. per una grande esperienza che hai avuto con un film, con una collaborazione italo-cinese, sì. E, o meglio, una serie di puntate. Ci vuoi parlare di cosa si tratta? Guarda, una mattina di mercoledì scendo con la macchina e mi arriva una telefonata al telefonino. Mi fa: ciao Turi, sono Livia, puoi venire in piazza Alcalà? Ho detto: oh, sì, perché? E che sai? E forse devo andare in Cina a fare un film. Detto: va, finiscila. E chiuso il telefono. Mi sono sentito preso in Cina. Io in Cina. Chiudo il telefono e mi arriva un'altra telefonata. Ed era un aiuto regista di un altro film sulla vita di Borsellino. Mi disse: tu lo sai, abbiamo scelto te per fare un politico nel film di Borsellino. Ho detto: sei libero? Ho detto: quando si gira? Il 4 di ottobre. Ho detto: sì, impegni momentaneamente non ce l'ho. Possiamo? Ho dato il numero e no, lo conosciamo dell'agenzia. Ho detto: ok, chiudo con questo e mi richiama questa ragazza qua. Eppure, ma che sei scemo, mi ha detto. Vieni subito, hai foto d'appresso? Ho detto: no, forse ho quella piccola,
della tessera, no? Che si mette nella carta d'identità. Arrivo in questa piazza qua, c'è un'agenzia di viaggio, vedo la foto, la metto sullo scanner e la invia al regista e produttore cinese. E nel tempo d'arrivare arriva la conferma. Risposero, falli il contratto. Cioè praticamente lì mi conoscevano per Nuovo Cinema Paradiso. Quindi poi iniziamo a girare qua i primi di settembre e mi chiamarono quelli di Roma per l'altro film, no? Detto, quando si gira? Avremmo dovuto partire il 4 dall'Italia per andare a Shanghai e poi ad Hangzhou. Detto quando dice no, dice, non si gira più il 4, dice, ma si gira il 12. Avevo chiesto il permesso di poter spostare un po' la partenza, mi dissero 4 giorni va bene, ma 8 no. Quindi partì per la Cina, un'avventura indimenticabile. L'Australia è stupenda, ma la Cina credo che lo sia ancora di più. È bella. Non parliamo di mangiare, perché io per 3 mesi sono dimagrito 9 kg. Non mangiavo niente, non mi piace. Mangiavi la pizza, sembrava colla. Raccontaci qualcosa. Ecco, raccontaci qualcosa di proprio tipico cinese che magari proprio non ti saresti mai immaginato di trovare. Qualcosa che, ecco, solo chi va lì ci rimane anche stupefatto magari. E delle cose così, quello che ti porti come cartolina della Cina. Ma guarda, un giorno giriamo, non gli esterni, erano degli interni, in un posto, una specie di museo dove si riunivano gli anziani. Sai, una mattinata che stai lì, dovevo andare in bagno. Detto lì, oh, devo andare in bagno, non ce la faccio più. E se viene appresso, entriamo in un museo. Questo con una vecchia custode, li ho sentiti gridare. Ho capito semplicemente international. Questa, tu vai in bagno. Detto dov'è? Dice, gira a sinistra, mi indicò e andai in bagno. Al ritorno mi presentarono un libro. Ha detto, visto che tu sei un attore internazionale, mi disse, mi faceva da interprete, metti una dedica e mettici la firma. Mise la dedica, mise la firma, poi mi fa, guarda la prima pagina. Mi ha detto, leggi, lì, che leggo? Che in italiano, inglese, perché è arabo, che lo è. Niente, no, è impossibile. Era la firma di Mao Zedong. Io firmai l'autografo con dedica in un libro dove c'era la firma di Mao Zedong. E poi tante altre sciocchezze. Mi ritrovo in una terrazza e nella pausa pranzo, mi affaccio alla ringhiera e sento una gran bella musica. Dico, guarda un po' di musica che c'è. E sotto c'era un lago a distanza, no? Però l'eco della musica arrivava in questa terrazza qua. All'improvviso finisce questa musica e sento che bella cosa, una giornata di sole. Porca miseria, ha detto, o sole mio. Marì, chiamo la ragazza che faceva mia figlia. Vieni qua. Ci siamo messi, non dico a piangere, ma con le lacrime agli occhi. O sole mio. Poi in una giornata di pausa scendiamo sotto, siamo sotto a visitare un po' la città, allora c'è hanno l'acqua che zampilla a suon di musica. Quindi poi quando arrivò il turno di O Sole Mio, ci siamo messi a cantare. 3 italiani O Sole Mio, attorno a noi ci saranno raccolti 1000 cinesi a cantare O Sole Mio. Un'altra cosa simpatica. Bellissimo. Che città, scusa, in che città eravate che non lo abbiamo detto ancora? Hangzhou. In che zona? A 200-300 km da Shanghai. Shanghai bellissima ma trafficatissima, come le mosche sono. Lì abbiamo visitato il giardino dell'imperatore, bellissimo. Non è da vedere così, come da vedere l'Australia, come da vedere il mondo.
Ma e dunque, parliamo anche proprio della produzione che hai fatto lì in Cina. Vuoi raccontare brevemente di che cosa si tratta e qual era il tuo, sì, e come mai appunto un italiano in una produzione italo-cinese? Allora, l'italiano, che ero io, era un principe, un nobile, no? Che aveva solo una figlia. Questa figlia sposò un cinese, io la scacciai da casa e andò a vivere in Cina. Dopo un paio d'anni, da premettere che io ero già vedovo, quindi la bambina, quando era bambina, veniva accudita anche dalla zia, la sorella della madre. Andò in Cina a vivere con questo cinese, detto porca miseria, scusa, è un'espressione dialettale, ne mancavano scecca a fera, la stavo dire pigliare in cinese, chi vedrà questo e sentirà queste parole si farà un sacco di risate. Ce ne mancavano asini in Italia che dovevo prendere un asino cinese, insomma, potevi restare a sposarti un italiano. Questa qui era convinta che il marito avesse un amante. Scappa dalla Cina e viene in Italia. Viene in Italia e va dalla zia, non viene dal padre, perché il padre, persona antica, pasta antica, nobile, quindi no, non la voleva ricevere. Arriva con la zia a casa del padre e le fa: perché sei venuta? Non dovevi venire. Però io guardo il bambino e vedo che è un po' vispo, un po'... non è come tutti i bambini, e incomincio ad affezionarmi a questo bambino. La nonna, che cerca il nipotino, si accorge che la nuora è scappata in Italia, viene in Italia a riprendersi il bambino. Il bambino, che era d'accordo con la nonna, con un inganno, se lo riporta in Cina. La figlia, cioè in sintesi, perché sono 29 puntate, la figlia e il nonno, che si era affezionato al nipote. Ma che saresti tu? Sì, ma guarda un po' questa cinese, piedi piccoli, mi ha fregato il bambino. Con una scusa dico che vado in Uruguay a mia figlia, che era rimasta in Italia, e vado in Cina a riprendermi il bambino. E parto con una valigia, non avevo niente. Arrivo lì e cerco in tutti i modi di restare e di andare a lavorare alla casa del tè, dove era gestito dalla nonna, cioè dalla cinese, Sun Chun-li, una delle più grandi attrici cinesi, Su si chiamava. Lì inizia a lavorare, sì. E quindi ecco, da qui quindi parte anche la... No, ancora no. Parti girate in Cina. Che io parto anche... in Cina. Lei mi chiama al telefono, anzi la chiamo io, e mi fa: dove sei? Mi scappa la parola, dico in Cina. Dice: come, non sei in America del Sud? No, sono andata a riprendermi il bambino. E lei poi arriva, ritorna in Cina, ma sempre non voleva, aveva divorziato dal marito. Il marito invece era stato tratto in inganno da un amico, perché faceva export e import di olio, vini dall'Italia alla Cina. E quindi era stato messo quasi in galera, che poi lo libera il nonno, cioè il suocero. Io vendo la casa. Quindi proprio immagino che in tutte queste 29 puntate, non so quanti chilometri, migliaia di chilometri avranno fatto i vari protagonisti, sì, dalle Cina, Uruguay, Italia. Sì, sì. Turi, io penso che molti saranno anche curiositi da come avrai fatto le riprese, come saranno state le riprese in Cina. Cioè, mi spiego, avete girato in Cina, giusto? Sì. E in Italia. Tu conosci il cinese? Sì. Certo, certo. E come facevate? Cioè, voglio dire, ci saranno state scene in cui dovevi dialogare. E anzi, tu quindi in che lingua recitavi? Italiana. E loro? In cinese. E se come non sei facevate bravo a beccare le battute? Tutti, io la prima cosa che mi viene in mente, e sono curiosa di capire. Se non sei intelligente e bravo, non si può fare. Allora, io quando dialogavo ed eravamo due, mi contavo le battute mentalmente, no? Sì. Appena finiva le battute, io lo sapevo, entravo io. Quando eravamo più di uno, e quindi era un dramma.
non riesci a seguirlo più. Allora io, da buon catanese, da buon italiano, ho alzato l'ingegno. Ho detto all'interprete lì, prendi la sceneggiatura, seguila. Quando tocca a me, perché non riesco a seguirla così, mi fai un cenno con la mano, io con la coda dell'occhio ti guardo ed entro in battuta. Erano ecco. Impazziti. Niente, li ho fatti impazzire. Ciao Silvia, grazie soprattutto a te. Io vorrei salutare a te con un buon pomeriggio, a Mauro Torta con buonasera, visto che l'ora con quella italiana è la stessa. E se mi consentite, io vorrei salutare alla maniera antica ai miei amici siciliani all'estero. Se benedica a tutti, un grazie ai italiani all'estero, TV, e a voi.